Sto leggendo un libro di un autore che non conoscevo, non conosco e quindi non so se la sua parola, il suo discorso abbia un certo valore, una certa credibilità, affidabilità, nel senso che l'opinione è un po' sempre questa, cioè, ma tu chi sei? Perché in base a chi sei ti ascolto. Quindi io questo autore non lo conosco, non so se è uno psicologo, che cos'è, e quindi non lo so, però sto leggendo e mi sta piacendo quello che sto leggendo. E mi sta facendo fare delle riflessioni e il suo discorso più o meno lo condivido. Quindi, al di là di chi è, quello che mi sta dicendo in questo libro mi sta facendo riflettere e o sono molto influenzabile oppure la penso come lui e va bene. Perché cioè, se leggessi ogni cosa e di ogni cosa dico, beh sì, ha ragione, allora ho dei problemi io. Però, ad esempio, per quanto riguarda il discorso della credibilità, fosse stato un libro di quell'Antonio Quaglietta che sto seguendo ultimamente, di cui sto guardando i video, sicuramente non avrei neanche messo in dubbio nulla, perché dico, beh, è lui che lo sta dicendo, quindi, perché già lo conosco. Chiusa questa parentesi, il discorso è questo. Lui dice che tutto si basa sull'apparire, nelle relazioni, tutto si basa sull'apparire. E non devi essere te stesso, sostanzialmente, o non fino ad un, diciamo, non, neanche non subito, cioè proprio te stesso non lo devi essere fino a quando proprio il rapporto non si è veramente consolidato. Che lì il discorso è, come faccio a non essere me stesso? In realtà si può, o meglio, si può, veicolare delle parti di noi e nasconderne altre, ok? Tutto si basa sull'apparire, però il discorso è questo, cioè l'apparenza è l'unica cosa che l'altro può valutare e perché non può conoscere come sei tu davvero. E quindi non è che se glielo spieghi ci crede, perché è tutto basato sulla percezione, quindi la realtà, in realtà, scusate il gioco di parole, è percepita. Non è che noi la conosciamo, la percepiamo. E la percezione non dipende solo da quello che l'altro vuole trasmettere o inconsapevolmente trasmette, perché magari quel giorno si veste male e trasmette un'altra idea, sembra un barbone, ok? Quindi tu pensi che lui sia un barbone, invece no. Comunque non è basato solo da quello che tu ricevi, ok? Quindi l'altro trasmette, tu ricevi quello che percepisci, ma anche da come sei tu. Quindi, in base al tipo di persona che sei tu, a cosa pensi, alle tue idee, al tuo background di conoscenze, di valori, eccetera, quella stessa cosa la percepirai in un certo modo. Cioè, se due persone, tu e un tuo amico, vedete una stessa cosa, non è detto che la percepiate allo stesso modo. Perché? Non perché vedete una cosa diversa, state vedendo la stessa cosa, non perché la vedete da punti di vista diversi, ma perché siete voi due diversi. Quindi la vedete in modo diverso. Perché viene tutta la realtà viene filtrata, immaginate proprio un filtro, e questo filtro è diverso. Il tuo è diverso da quello del tuo amico. Quindi ciò che poi esce fuori e viene percepito è un qualcosa di profondamente diverso. Oppure anche la stessa cosa, dipende se tu e il tuo amico siete molto simili, perché se siete lo stesso tipo di persona, cioè nel senso se la pensate allo stesso modo su molte cose, allora la percezione è un po' la stessa. Tutto questo per dire poi, in questo libro che sto ancora leggendo, che è molto importante l'apparenza, cioè tu come appari, il messaggio che dai, di cui tra l'altro non sei sicuro, perché tu pensi di dare un certo messaggio col tuo apparire, ma non lo saprai mai finché non ricevi dei segnali che ti fanno capire il messaggio che hai lanciato, ti fanno capire il feedback quindi dell'altra persona. E però è tutto ciò che non ci hanno mai, che ci hanno sempre detto di evitare, cioè l'apparenza inganna, non è l'abito che fa il monaco, queste robe qua. In realtà purtroppo pare sia così. E cioè, pensandoci, io do ragione a questa idea. Quindi, cosa succede? Che adesso
Io per esempio farò molta più attenzione a tutto, all'estetica, ai dettagli, al famoso performare bene, che ad un certo punto ultimamente ho iniziato a abbandonare e non so se ho fatto bene ad abbandonarlo. Perché alla fine, se ci sono alcuni obiettivi e tu tieni veramente tanto a quegli obiettivi lì, o comunque se vuoi instaurare dei rapporti, e cercare di far capire determinate cose di te invece che altre, è normale, anzi direi obbligatorio, modulare i messaggi che mandi sia con l'estetica che con il modo di fare, il modo di relazionarti e tantissime altre cose che sono poi gli strumenti con cui tu cerchi di farti conoscere. Quindi ci sono tipo tre livelli: quello che dici, quello che fai, il come lo dici, che modulano appunto il messaggio. Quindi, e poi dipende anche con chi ti vai a relazionare, perché se l'altra persona ha un suo vissuto, eccetera, comunque filtrerà al suo modo tutto quello che tu le stai dicendo. Ovviamente qual è il rischio? Che pensando a tutte queste cose insieme, cioè ogni cosa che dici può essere veramente interpretata in mille modi diversi, quindi devi fare attenzione al tono in cui la dici, a come lo dici, anche allo sguardo mentre lo dici, a come ti muovi col corpo e tutto. È normale che poi magari ti dimentichi anche proprio cosa stai dicendo. Ma qui ci viene in soccorso questa idea, questa tesi, per cui ciò che dici, proprio il contenuto incide per un 13% sul messaggio. Tutto il resto è dato da come lo dici e dalla relazione che già c'è con la persona. Comunque, abbastanza, diciamo, opinabile forse questa tesi. Fatto sta che mi sembra che non abbia tutti i torti. Ecco, quindi adesso cerco di continuo la lettura, cerco di capire alcune cose. Poi, secondo me, anche se non ci penso, la prossima volta che userò questo, che parlerò con qualcuno, che appunto userò tutti questi strumenti per veicolare messaggi, secondo me, già solo col background che ho avuto leggendo questo libro, anche senza pensarci, qualcosa sarà cambiato. Credo io. Fatemi invece sapere voi cosa ne pensate, però il discorso è un po' questo, cioè la realtà non possiamo mai conoscerla, cioè non potremmo mai sapere, ad esempio, cosa pensa l'altra persona. Se glielo chiedi, magari te lo dice, a quel punto devi solo scegliere se crederci o no, ma non puoi mai saperlo. E molte volte non sappiamo neanche noi stessi come siamo, ok? Quindi come fa l'altra persona a sapere, a conoscerci più di noi stessi? Alcuni dicono ti conosco più di quanto ti conosci te stesso, insomma, c'è anche questa cosa molte volte che si dice, però il punto è questo, cioè la realtà non possiamo conoscerla, possiamo solo conoscere e relazionarci con la percezione di questa realtà che dipende appunto da tante cose. E se poi alla fine tutto si basa su questa percezione, quindi il rapporto stesso si basa sulla percezione, chi se ne frega della realtà? Cioè, perché continuare a chiederci cos'è veramente, qual è veramente la realtà, qual è veramente il messaggio? Chi se ne frega? Tanto alla fine tu giocherai, diciamo, al 90% con la percezione. Questo è il punto. Comunque, ditemi un po' cosa ne pensate voi, forse su questo video prevedo qualcosa di più, cioè qualche commento più contrario magari a questa tesi, ci sta, siamo anche qui per dibattere. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete papazza docet e noi ci vediamo nei prossimi video.